Ragazze, buongiorno, buona domenica, buona Pasqua. Oggi è domenica ed è Pasqua. Vedrete questo video tra un paio di giorni, insomma, ma ho deciso di registrare stamattina perché ho fatto un po' di cosine, quindi vi ho fatto già vedere, vabbè, ho fatto colazione, abbiamo fatto colazione e mi sono messa già a fare cose per pranzo, perché oggi saremo da mia mamma. Ho fatto degli antipasti, quindi ho fatto solo i salumi, ho messo a posto i salumi, poi ho fatto le fragole e le banane, ma non le avrete viste, quindi come una sorta di macedonia, e poi abbiamo cotto appunto delle salsiccette e nulla, quindi oggi mangiamo da lei. Io mi sono già preparata, ho già messo su anche la mia frangetta, anche perché ho la tinta da fare, no comment, se ci riesco me la farò probabilmente martedì. Sì, spero vivamente. Aspettate che mi appoggio così parlo un pochino con voi. Ok, ho appoggiato la telecamera così almeno ho le mani libere. Allora, vi stavo dicendo che volevo farmi la tinta, soltanto che in questi due giorni purtroppo ho un sacco di cose da fare. Oggi siamo a pranzo da mia mamma, mentre domani festeggeremo Pasquetta qua da me, faremo un po' di carne alla griglia, insomma, e quindi mi sa, visto che comunque martedì entro nel pomeriggio, martedì mattina mi farò comunque la tinta, perché è da fare. Ho cercato di aspettare almeno una settimana in più, ma io sotto veramente sono tutta bianca, ma vabbè, ho il naso anche un po' tappato stamattina, boh, vabbè. Nulla, quindi io ovviamente a pranzo saremo da lei. Ho messo su questo maglioncino giallo che vedrete prossimamente in un video try on all Shein, quindi comunque prossimamente vedrete anche quello. E però oggi ho iniziato e ho voluto comunque registrare qualcosina, perché oggi oltre che essere Pasqua festeggeremo anche il compleanno di mia sorella, che è stato il 5 aprile, ma non siamo riusciti comunque a festeggiarlo, allora lo festeggiamo oggi che è 9. Quindi nulla, deve aprire assolutamente i miei regali e vi voglio far vedere che cosa le ho regalato, perché è una cosa fighissimissima, quindi non vedo l'ora di farvi vedere tutto, quindi ci vediamo dopo. Sicuramente oggi saremo con la pancia molto piena, ma dobbiamo assolutamente, non ci possiamo riposare, perché dobbiamo assolutamente fare 1350-14 cose per domani, quindi comunque bisogna
bisogna organizzare, bisogna pulire, bisogna fare. Quindi oggi pomeriggio dedichiamo la giornata alle pulizie e comunque a mettere a posto cose e a preparare già cose per domani. E nulla, questo è quanto. Adesso finisco di fare un paio di cose e ci vediamo dopo. Ma no, Marica, è il tuo compleanno oggi. Perché? È il tuo compleanno. Viva! Auguri a me! Questo è un tappetino per i cani. Cosa può essere? Una teglia. No, è molla. Io non riesco a capire come fa lei. Questo è... Non ho capito. C'è un gabaret. Un gabaret? Gabaret. No! Vabbè, l'ha fatto, non si capiva. No! Il tappetino del centro del pezzo. Dove si usa, scusa? In bagno. In bagno fuori dalla porta. Senza che guardo. Oh, che carino, lo volevo molto questo per i miei occhiali, perché era brutta con la custodia. E fa schifo, scusa. Che è carino. Lo so. È utile. Cosa sono questi? Laccetti per mettere gli occhiali? No, per mettere le scarpe, nelle scarpe. Te le puoi cambiare su qualche scarpe che hai. Buongiorno ragazze, buongiorno, oggi è martedì, ieri era lunedì di Pasquetta, oggi è martedì. Presto oggi, mi sono svegliata abbastanza presto, oggi ho fatto colazione e ho anche già rifatto il letto perché così mi sono già sistemata tutto. Sono stanchissima, sono veramente KO e neanche la luce oggi può fare miracoli purtroppo su di me. Vabbè, tolgo la mia mascherilla notturna, neanche la luce può fare miracoli purtroppo. Ho praticamente lavato la faccia stamattina e basta, devo ancora fare anche la skin care. Ieri purtroppo non sono riuscita a girare nulla, intanto camminiamo un po', non sono riuscita a girare nulla perché purtroppo avendo tante persone a casa, ieri abbiamo fatto una grigliata a casa mia, avendo tante persone a casa purtroppo non sono riuscita a girare nulla, ma soprattutto mi sono goduta un po' la giornata. Aspettate che mi metto un po' alla luce così mi faccio vedere un po' meglio, vi appoggio. Appunto, come vi dicevo, non sono riuscita a girare nulla perché avendo ospiti a casa, sinceramente mettermi lì con una telecamera non aveva tanto senso, anche perché c'è chi vuole farsi riprendere, c'è chi no, quindi ho lasciato stare. E soprattutto mi sono goduta la giornata, abbiamo fatto una grigliata a casa mia, abbiamo mangiato veramente un botto, sono grigia nel frattempo, ma vabbè, abbiamo mangiato un botto e ci siamo divertiti, dai. Poi abbiamo passato una bella giornata. A Pasqua non abbiamo fatto grandi cose, appunto abbiamo festeggiato anche il compleanno di mia sorella, ma non abbiamo fatto grandi cose, insomma. Ieri sera poi ho anche fatto la tinta, quindi ieri sera poi ero stanchissima, ma nonostante fossi stanca ho deciso comunque di farmi la tinta ieri pomeriggio e così stamattina ero a posto, anche perché poi devo entrare al lavoro alle 3:30 oggi, quindi nulla. Ieri sera prima di andare a dormire mi vedrete un pochino, non vi dico che sono super abbronzata, però un pochino diversa dal solito lo sono. Ieri sera ho utilizzato prima
prima di andare a dormire ho messo all'interno della mia crema il le gocce viso autoabbronzanti che ho acquistato di Garnier. Allora, sono andata da quel sapone prima di entrare al lavoro un paio di giorni fa e ho trovato questo stand tutto di Garnier. Avevo comprato lo scorso anno e non l'ho mai utilizzato, probabilmente quest'anno lo proverò ad utilizzare. Avevo preso le e forse ce l'ho qua in un cassetto, aspettate che ve lo prendo, esattamente, eccolo. L'anno scorso ho preso il prodotto per il corpo, eccolo qua. Questo qui è Garnier Ambre Solaire Natural Bronzer ed è la mousse, quella trasparente, per andarla a mettere sul corpo, quindi è un'auto abbronzante da mettere sul corpo. E l'altro giorno, mentre mi trovavo da questo sapone, ho provato a prendere queste qui per il viso. L'anno scorso utilizzavo quelle di aspettate che adesso mi viene in mente, di RVB Lab per il viso sempre, e mi sono trovata benissimo. Ovviamente non ero scurissima, però comunque ne mettevo pochissime di gocce, di modo che non andasse a creare quell'effetto giallognolo che non mi piace per nulla. Ora, ieri sera secondo me ne ho messe un fracasso e mezzo di gocce. All'interno queste hanno acido ialuronico e acqua di cocco, quindi dovrebbero essere anche idratanti. Dovete andarne a mettere un po' di gocce all'interno della vostra crema idratante e andarla a mettere sul viso. Io ieri sera credo di averne messe subito 9, 8, 9. Difatti potevo evitare, perché comunque stamattina mi sono svegliata, non che non mi piace il risultato, però così tu subito sembro arancione. Quindi voglio continuare a testare questo prodotto, ne metterò piano piano, le aggiungerò piano piano, quindi adesso stasera magari ne metterò 4 all'interno della crema, giusto per non andare a creare un effetto troppo abbronzato sul viso. Ovviamente sono piena di imperfezioni, quindi non è che ho preso il sole, però ho fatto uno scrub prima di utilizzarlo e vediamo, non lo so, in questi punti vedete dove io ho questa riga qua, è una riga che purtroppo sul naso ho tipo un graffio qua, ed è questa parte qua, vedete, che quindi mi segna sempre questa riga, e lì devo dirvi la verità, probabilmente la zona più secca che ho è il contorno qua del naso, e infatti qui si è depositato un pochino più di colore, nonostante io questo l'abbia mescolato benissimo alla mia crema idratante e poi è andata a metterlo, l'ho messa sul viso. Boh, vabbè, se mai stasera farò un altro mini scrub, o comunque sì, prima di andare a dormire farò un altro mini scrub e poi vado a provarla di nuovo mettendone magari 4 gocce. Adesso voglio provare insieme a voi, per la prima volta non le ho mai provate, mi hanno inviato Imim, se vi ricordate Imim è un po' di tempo che mi manda dei prodotti per il viso da provare, sia per quanto riguarda il contorno occhi, quindi abbiamo provato sia il siero che contorno occhi e sto continuando ad utilizzare siero e contorno occhi, e poi mi hanno inviato crema, era di nuovo un altro kit, crema viso, crema colle décolleté e crema di nuovo per il contorno occhi, che io comunque continuo ad utilizzare loro, questa, vabbè, la scatola è sporca, contorno occhi e siero, quindi il siero e il contorno occhi li continuo ad utilizzare. Adesso voglio provare insieme a voi il siero e la crema che mi hanno inviato sempre in un kit. Per quanto riguarda, questo è il kit idratazione e riparazione alla bava di lumaca, quindi non vedo l'ora di provarlo insieme a voi, ma la prima cosa che faccio ovviamente è andare a mettere il siero e il contorno occhi, che così almeno siero occhi e contorno occhi, così almeno continuo la routine, insomma, e poi proviamo insieme le cremine nuove, ok. E che dirvi? Allora, se volete ragazze, io vi lascio qui sotto giù in info box un codice da poter utilizzare, insomma, del 20% per acquistare questo kit su Amazon. Quindi adesso lo vediamo insieme, però io direi che se tutti gli altri prodotti comunque mi sono estremamente piaciuti, non vedo perché questi non debbano piacermi, insomma. Gli altri mi sono piaciuti moltissimo, tranne, come vi avevo detto, la crema per il colle e décolleté, perché non sono solita ad utilizzare una crema a parte per il colle e décolleté, ma semplicemente vado ad utilizzare la crema che io utilizzo solitamente, ho le mani bagnate di crema e la vado a mettere anche sul collo. Adesso proviamo insieme ovviamente il nostro kit, questo alla bava di lumaca. Allora, troviamo il siero, il nostro siero alla bava di lumaca, che è questo,
e troviamo anche la nostra cremina sempre alla bava di lumaca. Ok, allora andiamo a mettere il siero. Andiamo a mettere il siero, vediamo la fragranza, vediamo tutto. Non ha nessun tipo di fragranza, ok. È un siero molto bavoso, vedete? Vedete? Ok, che noi ovviamente adesso andiamo a mettere un paio di goccine sul viso. I prodotti alla bava di lumaca mi piacciono tantissimo. Vanno a lavorare sia sulle rughe, sia sull'idratazione, come antimacchia. Insomma, vanno a lavorare molto bene su diversi fattori. Quindi andiamo bene ad idratare la pelle. Vado sempre a portare anche il siero nella parte sotto, quindi nel collo. Ah, come mi piace a me mettere le creme. Io adoro, adoro tantissimo. Allora, siero già assorbito, morbidissimo. Io sono già asciutta, è super morbido. Sono già asciutta, non ha nessun tipo di odore, quindi questo qua lo andremo a provare sicuramente. Lo continuerò a testare in questi giorni e magari vi so dire qualcosa nei preferiti, nei bocciati, magari... che vi faccio uscire ogni tanto, dove parliamo dei prodotti che sto utilizzando. Quindi, come prima impressione, devo dirvi la verità, un siero normale alla bava di lumaca, dobbiamo vedere comunque i risultati piano piano, fino a che non continuiamo appunto l'utilizzo. E vado a mettere la mia cremina alla bava di lumaca, così la nostra skincare per oggi è finita. Mi truccherò un pochino per andare al lavoro e stop. Ok. Anche questa è molto filamentosa, guardate un po', ok, come mai? Allora, anche questa non ha nessun tipo di fragranza, devo dire, prendiamo questa qua dal, ok, è collosa, boh, vabbè, sì, faccio i fili, vabbè, ok. Andiamo a mettere anche questa. La cosa che sia filamentosa non è che... Però, vabbè, se fa quello che deve fare, per carità, va benissimo. Allora, io quando vado ad applicare la crema, vado a fare anche una sorta di massaggio, così, proprio per andare a... a risvegliare il microcircolo, dopo la notte soprattutto. Ok. Allora, preferisco le creme molto più, come vi dico, infatti ne metto ancora un po' più cremose, ecco. Questa, io ne devo mettere un pochino di più, perché quello che ho messo, il quantitativo che ho messo poco fa, non è che mi desse più soddisfazione, ecco, mi desse tanta soddisfazione, quindi vabbè. Tanto mettiamo la prima sul collo e poi facciamo un piccolo massaggino. E andiamo a risvegliare tutta la nostra pelle, il microcircolo. Allora, che dirvi? Intanto la cosa che vi posso dire è che sicuramente avere un trattamento con siero e crema è sicuramente fantastico, perché noi andiamo a lavorare nelle parti un pochino più profonde della pelle con il nostro siero, perché il siero va a lavorare più in profondità, mentre la nostra cremina ovviamente va a lavorare sulla superficie. Quindi ovviamente andare a fare una combo dei due prodotti insieme sicuramente è meglio. Allora, io questo l'ho provato adesso con voi per la prima volta, come prima impressione non male, il siero mi piace molto, la crema troppo filamentosa per i miei gusti, però comunque ci sta, perché all'interno c'è la bava di lumaca che è molto filamentosa. Quindi continuerò a provare anche questo e vediamo com'è. E nulla, quindi adesso la mia skincare è terminata e adesso mi preparo, mi trucco un pochettino e nulla, ci vediamo poi dopo, perché vi voglio anche far vedere le scarpe che mia sorella ha aperto per il suo compleanno. Me le sono fatte fare anche io personalizzate, quindi non vedo l'ora di farvele vedere in questo video, perché sono super curiosa di indossarle. Non le ho ancora messe, ma sono soprattutto felicissima di averle acquistate, e soprattutto non vedo l'ora di farvele vedere veramente, perché sono meravigliosamente belle. Quindi io ringrazio comunque Imim ancora per aver
avermi pensata appunto per provare i loro prodotti, e ovviamente io vi lascio qui sotto tutto in info box, compreso il codice sconto che è attivo, è ancora attivo, del 20%. Allora, mi sono messa qua in postazione solita, insomma, perché voglio finire questo vlog con un paio di prodottini che vi volevo far vedere, insomma, un regalo che ho ricevuto da mia sorella per Pasqua, intanto che così vi faccio vedere, un regalo, un autoregalo che mi sono fatta io, e adesso vi faccio vedere di che cosa si tratta, e poi vi voglio far vedere una cosina che mi è arrivata per quanto riguarda capelli. Quindi parliamo anche di capelli. Insomma, allora, non ho truccato tantissimo il viso, vedete che comunque non ho messo fondotinta né nulla, ho messo un po' di mascara oggi, ho fatto le sopracciglia e ciao, quando esco un bel po' di burro di cacao e stop, oggi proprio non ne avevo testa di truccarmi. La prima cosina che vi voglio far vedere è un prodottino che mi è arrivato dall'azienda Irresistible Me, eccolo qua. Sapete che ho già collaborato con loro per quanto riguarda i capelli. Mi avevano mandato delle extension formidabili che io ho utilizzato, l'estra uso e continuo ad utilizzarle, le ho utilizzate anche per qualche evento, matrimonio eccetera, per avere i capelli super super lunghi, e infatti mi avevano mandato i capelli, praticamente le extension molto lunghe che io ogni tanto applico quando ne ho voglia, quando voglio di cambiare look, insomma. Mi hanno inviato questa volta qui una coda da applicare appunto alla vostra coda, per far sì che venga una coda un pochino più strutturata, una coda un pochino più piena tra virgolette. Quindi è arrivato in questo fantastico tubo, all'interno, aspettate che è difficilissimo aprirle, ok. Allora, fortunatamente il colore dei capelli è esattamente identico, come esattamente era identico erano identiche le mie extension, cioè tutti pensavano fossero i miei capelli. All'interno del tubo troviamo anche una di questi sacchettini qua, che voi potete portarvi anche in viaggio, non lo so, se volete portarle con voi avete comunque il sacchettino per andarle a riporre all'interno. E la coda che è arrivata, praticamente vedete che è esattamente lo stesso, identico, giuro, colore dei capelli. Sembra molto più scuro in videocamera, ma vi posso assicurare, voi siete alla luce, questo è quanto. Quindi comunque i miei capelli si assomigliano tantissimo, è identico questo colore. La coda che è arrivata è questa, i capelli sono molto belli, la coda è molto bella, io effettivamente pensavo fosse leggermente più lunga, però va benissimo, ha questa sorta di forcina, di fermaglietto, vedete, per andarla ad incastrare sulla vostra coda, e poi andate a chiuderla con il nastrino, vedete, avete due nastrini attaccati. Ora, ovviamente, c'è una roba veramente blandissima, quindi comunque voi riuscite sicuramente a fare di meglio, sicuramente io la prossima volta a fare di meglio, perché ho lasciato anche dei capelli giù, non fateci caso. Allora, andate ad incastrare praticamente la mollettina in questo modo, spero che mi vediate, l'andate ad incastrare, ok, e i due nastri li andate a stringere e a tirar su, così avete la vostra bellissima coda di cavallo. Vabbè, dovete nascondere ovviamente il vostro fiocco e nastro, il nastro questo qua, questo lo dovete andare a girare più volte nei capelli di modo che non si veda, insomma. Ora l'ho messo molto blando, ve lo ripeto, e questa è la vostra coda super piena, vedete? Ci sono veramente tantissimi colori, e io non vedevo l'ora di avere una coda, sinceramente, da poter applicare alla mia per dare e donare volume, quindi una coda un pochino più piena piuttosto che secca com'è la mia, insomma. Quindi dà veramente tantissimo volume, mi piace tantissimo. Se vi fa piacere potete dare un'occhiata al loro sito Irresistible Me, io ve lo lascio scritto qui sotto in info box, e vi lascio anche un codice sconto del 5% se comunque voleste
fare un ordine per poter risparmiare un pochettino, io vi lascio questo codice sconto qui. La super chicca ve la lascio alla fine, perché sicuramente voi avrete già visto un pezzettino di spacchettamento dell'apertura delle scarpe che ho regalato a mia sorella, e io le ho fatte fare identiche anche per me. Allora, mia sorella per Pasqua, passiamo a questo, mi ha regalato, mi ha fatto trovare un pacchettino, insomma, e ho trovato queste fantastiche Spice Girls che io avevo visto nel negozio di Lego. Infatti sono Lego e sono i Brick Kids, eccoli qua, e sono meravigliose. Io le avevo viste appunto in negozio da Lego e ho evitato di prenderle perché ho detto vabbè, no, non importa, più che altro che io la collezione di Lego è difficile che la faccia, o meglio, ho preso qualche pezzo a Orazio ma nulla di particolare. Io solitamente la collezione che io faccio per me è quella dei Funko Pop, che però non hanno assolutamente fatto delle Spice Girls. Quindi, siccome ho i miei amatissimi Backstreet Boys come Funko Pop, mia sorella ha deciso di prendermi queste, che io le ho lasciate molto con fatica sullo scaffale perché quando le ho viste ne ero veramente innamoratissima, però ho detto vabbè, lascio stare, e invece lei me le ha prese. Ok, allora sono meravigliose, non vedo l'ora di costruirle, magari, non lo so, ve le faccio vedere poi costruite in un video, non vedo l'ora. Stasera mi sa che quando torno a casa dopo cena magari lui si costruisce la sua DeLorean appunto, che gli ho regalato al compleanno, e io invece mi costruisco le mie Spice Girls, che io non vedo l'ora. Tra l'altro non ho neanche visto come sono, ci saranno i pacchettini ovviamente. Vabbè, non voglio rovinare la scatola e non riesco ad aprire, non ho neanche una, al momento non ho nulla da aprire. Quindi niente, non vedo l'ora di costruire le mie Spice Girls e metterle vicine Backstreet Boys, anche se sono comunque Funko Pop gli altri. Quindi grazie a mia sorella per avermi regalato le Spice Girls. Questo è veramente il pezzo più incredibile che io abbia mai fatto vedere in assoluto sul mio canale in tutto questo tempo che io sono su YouTube. Allora, ho conosciuto una ragazza su Instagram, mi pare, no, su TikTok. Io ho visto un video di questa ragazza che faceva un TikTok dove aveva personalizzato delle scarpe che poi ha portato personalmente a Cristina D'Avena. Quindi c'era questo video di TikTok dove lei appunto ha portato queste scarpe a Cristina D'Avena e le ha fatto questo regalo strepitoso, dove ha personalizzato queste scarpe con tutti i personaggi dei cartoni animati degli anni 80. Queste scarpe erano personalizzate su tutta la scarpa, quindi sul davanti, sui due laterali e sul retro, mi pare. Comunque era tutta quanta personalizzata. Io ringrazio ovviamente tantissimo Teresa di Localab. Io vi lascio qui sotto in info box il suo link al suo Instagram, insomma, dove potete vedere comunque tutti i suoi lavori. Quindi dopo che io ho visto questo TikTok l'ho contattata e le ho detto: guarda, avrei da fare due scarpe uguali, quindi due paia di scarpe uguali, una per me e una per mia sorella. Queste gliele voglio regalare per il suo compleanno, quindi vorrei che mi facesse, mi realizzassi queste scarpe identiche. Le ho scritto i personaggi che volevo, come la volevo, poi lei ovviamente ci ha messo molto del suo, perché ovviamente queste scarpe sono disegnate a mano senza nessun tipo di aiuto né niente, quindi sono disegnate a mano, dipinte a mano e sono estremamente meravigliose. Quindi che cosa ho fatto? Ho scelto i personaggi che più o meno, tanto comunque più o meno ci piacciono le stesse cose a mia sorella, quindi ero sicura di questo e che le sarebbe comunque piaciuto. In ogni caso ho fatto personalizzare con dei personaggi dei cartoni animati degli anni 80, delle sigle di Cristina D'Avena, insomma, che adesso ovviamente vi mostro. Io le ho spedito le scarpe bianche, quindi ho comprato le Adidas, le Stan Smith, sia per me che per mia sorella, e gliele ho mandate, lei me le ha personalizzate, quindi su una scarpa bianca lei mi ha fatto questi disegni. Allora, intanto all'interno della scatola troviamo il suo logo, che è questo, eccolo qua, e qui dietro c'erano messe anche delle caramelline, delle fruttella, eccole lì, e questo è il suo Instagram, Localab, e le scarpe sono
queste no ragazzi, non siete pronti come non sono stata pronta io. Ragazzi, sono meravigliose. Allora, le scarpe sono queste e non vi dico altro. Cioè, no ragazze, non potete capire la bellezza di queste scarpe. Ho fatto personalizzare apposta le due punte, quindi sia io che mia sorella le abbiamo uguali. Guardate quanto sono meravigliose. Allora, da una parte ho fatto mettere Creamy e dall'altra parte Magica Amy, e le ho fatte mettere sulle punte. Poi su una scarpa, su questa qui, ho fatto mettere Hello Spank, Sailor Moon e Gem di Gem e le Holograms. Le avevo chiesto di mettere un personaggio in più, solamente che effettivamente, come lei mi ha consigliato, non mi ha messo un personaggio in più qui, perché questa è la parte dove la scarpa quando camminate si schiaccia. Quindi sinceramente avere un personaggio qua che poi si rovinava subito, sinceramente abbiamo preferito lasciar perdere. La scarpa l'ho scelta white, quindi tutta bianca anche il retro, e qui appunto abbiamo messo questi personaggi e lei ha deciso di mettermi dei lacci super super colorati e soprattutto differenti. Quindi su una scarpa abbiamo questi quattro personaggi e l'altra scarpa ovviamente con il laccio differente abbiamo messo Magica Amy sulla punta e poi abbiamo messo Grande Puffo, Arale e Candy Candy. Ragazze, non potete capire quanto siano meravigliose. Io non vedo assolutamente l'ora di metterle, meno male che le ho provate e vanno bene, perché sennò mi mettevo a piangere se non andavano bene. Però io mi sono regolata, allora non ho mai avuto Stan Smith, però mi sono regolata con le Superstar, che io ho quel numero lì, e anche mia sorella delle Superstar, che sono comunque Adidas, ha quel numero lì, quindi per me ho preso un 37 1/3, invece mia sorella ha un 38 2/3, e sono perfette. Sono perfette come è la perfezione disegnata su queste scarpe, cioè non lo so, io non ho veramente parole per esprimermi, ve lo giuro, non ho parole per esprimermi. E quindi queste sono un mio autoregalo che mi sono fatta di Pasqua e Natale, diciamo, mettiamola così, visto che comunque a Natale non è che mi sia fatta grandi regali, se non i calendari dell'avvento, però niente di che. Quindi mi sono fatta questo fantastico autoregalo, perché lei è stata veramente, veramente bravissima, bravissima. Ovviamente è un lavoraccio, perché le ho fatto fare 4 scarpe uguali praticamente, quindi, cioè 4 scarpe, 2 paia di scarpe uguali, però è stato un lavoraccio, un lavoro veramente molto, molto difficile, e lei è stata super super carina e super brava. Quindi mi raccomando ragazze, se volete personalizzare delle scarpe anche per i bambini eccetera, fatelo. E io vi raccomando, questa ragazza è puntuale. Il pacco me l'ha spedito, cioè in un giorno mi è arrivato il pacco, quindi è meravigliosa, ve lo giuro. E quindi quando le ha aperte mia sorella è stata veramente super super contenta, non se lo aspettava minimamente. E quindi sono veramente super soddisfatta e non vedo l'ora di indossarle. Quindi io ringrazio tantissimo Teresa di Local Lab per avermi fatto questa fantastica personalizzazione di queste meravigliose scarpe. Le mando un bacio enorme. Quindi niente ragazze, che dirvi, io direi che questo vlog può finire qui, sono super stanca, io devo anche andare al lavoro, sono veramente già distrutta psicologicamente, perché probabilmente ieri mi ha dato una mazzata pazzesca tutto il cibo di Pasqua e Pasquetta. No comment, devo assolutamente fare la dieta, perché sennò non se ne può più. Nulla ragazze, noi ci vediamo domani, sì, domani con un nuovo video. State sintonizzate, perché vi caricherò un video in più due video in più questa settimana, quindi mi raccomando, sintonizzate, ve lo dico sempre. Io vi mando tanti super mega bacioni e ovviamente io voglio sapere che cosa ne pensate delle mie scarpe super personalizzate, quindi io vi aspetto qui sotto nei commenti. Vi mando tantissimi baci e alla prossima, ciao!